Ok ragazzi, si continua con il nostro Mafia 3. Devo controllare cosa dobbiamo fare. Ah, ok. Dossette è morto. L'Holloway è tuo. Dicono che l'hai appeso alla vecchia ruota panoramica. Ha ucciso Ellis. Ha gettato merda su tutta la gente del quartiere. Dossette ha avuto ciò che meritava. Il giusto si rallegrerà nel vedere la vendetta. Si laverà i piedi nel sangue dell'empio. Vale per tutti quanti, sai? Avevi detto che era storia passata. I miei uomini faticano ad accettare che ora rispondiamo allo stesso uomo che ha ucciso Baca ed eliminato metà di noi. Se fossi in loro me la farei passare. Non abbiamo tempo per coccolare la gente. Certo che no. Ma le azioni sono importanti. E se tu aiutassi il mio uomo, Emanuele, questo gesto aiuterebbe decisamente a calmare gli spiriti. Che gli serve? Gestisce le mie operazioni con l'erba giù alla rimessa. Aiutalo e farò in modo che tu abbia una parte dei profitti. E sia chiaro, mi aspetto una parte di tutto quanto, non solo della vendita dell'erba. Servono molti soldi per eliminare Marcano. Non preoccuparti. Farò in modo di farti avere i tuoi soldi. Minchiona. No, poverino. Secondo momento profitti, raga, è stato che... Okay. Segna Cassandra. Ok. Parla con Emanuele, va tutto bene? Ma tipo su non devo riparlare con lei, no? No, adesso è attiva un'altra missione, qui. Ok, così selezionato. Sapete, mi avete scritto nei commenti che questo è il Mafia 3 meno riuscito. Ho una teoria, oddio, l'ho spaccato tutto. solo passandoci l'ho spaccato tutto. Ho una teoria sul perché. Questo perché... Ultimamente, questo qui è del 2017 mi pare, c'è questa cosa di voler fare tutto politically correct, no? Cioè, ad esempio, ultimamente ho letto anche che devono mettere un attore nero e interpretare 007. Cioè, io mi chiedo, ma cosa succederebbe se mettessero a interpretare, non so, al posto di Nelson Mandela, cioè nella sua biografia, utilizzassero come attore Nicolas Cage? Cioè, mi chiedo, ma cosa succederebbe? Cioè, boh, stiamo stravolgendo il tutto giusto per far vedere, oh guarda, non siamo mica razzisti. Vabbè, lasciamo stare, è un argomento troppo grande per parlare così in due secondi. Andiamo. Problemi? Questo dannato affare continua a bloccarsi. Se sei pronto per altre istruzioni, possiamo cominciare. Mostrami chi altri sei riuscito a trovare. Ecco qua. Due delle migliori canaglie della città. Mi sono stato sbloccato. Prova a scappare. Ok. Cosa diavolo? Che faccio? Sono uguali? Sì, il figlio preferito di Point Verdun, Thomas Burke. Come sta dopo Danny? 9 settimane fa Burke entra nella gastronomia di Roman, il macellaio barbieri, totalmente ubriaco, impugnando una pistola. E spara 10 colpi, ma l'unica cosa che riesce a colpire è un fottuto prosciutto nella cazzo di vetrina. I ragazzi del macellaio lo pestano come una bistecca e lo buttano in un bidone. Barbieri è quello che si è preso Point Verdun, no? Ha rotto la gamba di Burke con un cric. Per quello Burke era disposto a partecipare alla rapina. Pensava di sistemare le cose con Sal così da poter riprendere Point Verdun. È sempre stato un povero stronzo. Sì, come ogni altro irlandese. Ma odia Marcano tanto quanto te. Sì, va bene. Dare al vecchio di Danny la possibilità di vendicarsi è il minimo. Oh, porca troia. Passa il tempo in una bettola sua a Point Verdun. Duffy, mi pare. Non dovrebbe essere difficile da trovare. Speriamo che ne valga la pena. Oddio, questo invece? Ecco Vito Scaletta in persona. Mi prendi per il culo? Gli ultimi mesi sono stati duri per il vecchio Vito. Sal l'ha sempre odiato. Pensava fosse una talpa della commissione, ma non poteva farci niente perché Vito è un uomo d'onore.
Dopo il colpo, Sal non ha dato avvito alla sua parte. E poi l'ha ostacolato. Ha cercato di fare in modo che non potesse pagare ciò che deve. E se Scaletta non paga, la commissione permetterà a Marcano di eliminarlo. L'unico motivo per cui Vito non è ancora sottoterra è perché gestisce degli affari sottobanco. Sta usando quei soldi per pagare Sal. Devo riconoscere che Scaletta è piuttosto tenace. È durato più a lungo di quanto credessi, ma non gli resta molto tempo. 2 settimane fa, Sal ha mandato suo nipote, tale Michael Greco, ad aiutare Vito a gestire River Row. Greco ha usato i suoi uomini per limitare Vito, quello che fa, dove va. Quando Vito sarà del tutto bloccato, farà la sua mossa. Scaletta deve conoscere i piani di Greco. Andrò a trovarlo. Vedo se riesco a usare la situazione con Greco per portare Scaletta dalla mia parte. Apprezzerà la tua preoccupazione. Ok, quindi abbiamo 2 missioni da decidere. Quale fare per prima? Questa è bella lontana, non c'è l'altra? Madonna, ancora più lontana. Cristo santo. Poi iniziamo a guardare la mappa, quindi è tutta questa. Me l'aspettavo molto, 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 molto più grande. Sinceramente. Ok, io direi di puntare a questa allora. A spanculo la troia, perché lo levo? Sono un idiota. Vado subito, ragazzi. Ok, siamo arrivati. Trova Vito, ok. Vedo già che c'è uno lì. Lo elimineremo col coltello. Ma aspettate un secondo, ma io posso mettere il... Cioè, il coltello lo metti in automatico lui, no? Tante belle cosine. Tranne le granate. Sappiamo come sta andando lì dentro. Oh Gesù. Non sapevo ci fossero altri vicini. Ne avevo individuato solo uno. Ok, devo trovare il modo di entrare. Posso arrampicarmi? Ma manco per il pene. Quel figlio di puttana è sparito. Di qui? Sicuramente via acqua, c'è sempre una via. Ok, forse da qui c'è una via migliore per entrare. Vedo già delle scale, mi piace. Vediamo se questo riesco a seccarlo, forse passa di qui. Merda. Oppure dall'altra parte, forza. Ecco, ecco. Vai, 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 vai. Bravo, bravo, vieni. Ok, uno è andato. No, cosa ho buttato? Ah, vabbè. È caduto in acqua, bene, ancora meglio. Che diavolo era quel rumore? Dimmi che c'è un alligatore anche qui. Muovetevi e trovatelo, cazzo! Ancora. Ma mi stanno ancora cercando? Seriamente? The fuck! Fatti vedere! Ammazzatelo! Cioè, seriamente? È ora, raga. Al riparo! Vado a prenderlo dal fianco! No, vabbè, prendo la pistola. Non c'è il mitra, non ha senso. Ti darò in pasto ai miei. Ti spacco la testa! Aiuto! Madonna, che idiota! Si è fatto saltare in aria! Sono bloccato! Ha ammazzato uno dei nostri! No, è lui che si è ammazzato da solo, non dire stronzate. Cioè, quanto è imbecille! Mettiti dietro con Ok. Prendo il fucile, sto già finendo i colpi, figuratevi. Ritenta, sarei molto più fortunato. Mi sa che c'ha, giuro che c'ha fregato. So dove cercare. Qua. Arco giù. Ciocciamela. Aspetta. Al riparo. What a bad boy. Dato. Ho beccato in testa, non è vero. Tirala fuori la testolina. Dai. Minchia che noioso. Quel pezzo di merda è fottuto. Sì, sì.
Urla. Beccato. Là, fate fuori quel pezzo di merda. Scivola via le spalle. Coprimi. Come mosche, cazzo. Merda, si uno fuori. Metto il culo al sicuro. Beccato. Però dove l'ho ucciso? Sono shit. Al riparo. Merda, volevo far esplodere l'estintore, ma non so se fa. No, bella bici. Cazzo di merda. Ho tanti dindini tutti per me. Tecnicamente è qua dentro. Lo stronzo, ma c'è altra gente che mi rompe i coglioni. Yes, ce n'è uno qua. È andato. Credi di poter scappare. Buona fortuna. Dove diavolo è? Ah, eccolo! Ma che cavolo, guarda cosa ne va tranquillamente via. Oddio, no, le bombole esplosive. Non è qui. Minchia, dovevo stare... Oh, Gesù. Dovevo stare attento. C'è una bella mira, ti prego non beccare le bombole. Cazzo, ricarico. Cazzo di merda. Ciao, caga. Qui non c'è nessuno... Minchia, lo becco e gli sfondo il culo. Datemi dietro. Dai, fatti sotto. Dai, vado sotto. Ancora. Sei tutto per me. Oddio, un altro. Dai, dai. Ok. In faccia è sempre bello beccarli. Cristo, ma c'è un altro lì. No, no, no. Non è nemico. Oh, è una figata che almeno, tipo, se fossimo in GTA, questi scontri avrebbero già allertato la polizia. Almeno qui non viene allertata. Possiamo fare tranquille sparatorie, no? È figo, è figo. Ora, mi serve un kit, perché sono in uno stato pietoso. Non capisco perché li perdo ogni volta, cioè... La odio sta cosa. Aspetta, ma... Lo tengo premuto. Questo si può fare? Ok. Allora vediamo cosa c'è qui. No, ok. L'abbiamo intercettata sta zona. Ora prendiamo sto kit e andiamo dal tipo. Interrompirlo. Posso cambiare anche arma semplicemente premendo L1. Ehi, sono qua dentro. Ok. Mia! Pare sia arrivato giusto in tempo, Vito. Lincoln. Ma come? Pensavo che fossi morto. Il cranio ha deviato il proiettile. È uscito da qua. Che botta di culo. Pessima idea sparare a qualcuno in fronte. Il cranio è più duro di quel che sembri. Andiamo. Dobbiamo parlare. Quando ho saputo quanto era successo, ho chiesto a Marcano quello che mi aspettava. Ha fottuto te e Sammy. E poi sarebbe toccato a me. Però mi sembra che non l'abbia fatto. Voleva che si calmassero le acque. Sai, non voleva che andassi in giro a comprare roba costosa facendomi notare. Come se fossi un cazzo di dilettante alle prime armi. I soldi che ho anticipato per la rapina erano tutti i miei risparmi. Non ne avevo per fuggire, così... Sono rimasto. La commissione non voleva che mi uccidesse, perciò quel cagacazzi doveva dimostrare che mi meritavo una bella lezione. Almeno è servito a qualcosa. So che ha chiamato il nipote per farti fuori. Si chiama Michael Greco. Nipote acquisito, non di sangue. Hanno fatto un bel casino qui. Già.
Volevano capire quali racket gestivo. Come se fossi così scemo da lasciare tracce. No, lascia perdere. Senti, grazie per avermi tirato fuori di qui, ma cosa vuoi da me? Marcano deve pagare per quel che ha fatto e io lo sistemerò. Lui, i suoi fratelli, i tirapiedi, tutti quanti. E tu mi aiuterai. Ascolta, praticamente mi ha fatto a pezzi. È finita. Per il momento. Mi riprenderò River Road a Greco. I soldi arriveranno e sarà un'altra storia. Quindi ora siamo soci? Finché fai quel che dico e mi dai cosa voglio quando voglio. E così addio Marcano, salve Lincoln Clay. Vedi, l'alternativa è questa. E la prossima volta non ci sarò io a salvarti il culo. Nessuno tocca quello stronzo a parte me. Tu portami Greco. E io ci sto. Dimmi dei suoi racket. Controlla il sindacato al porto e ha un magazzino. Lì c'è un sacco di roba di valore. Falli fuori entrambi. E Greco è finito. Un paio dei miei ragazzi l'hanno tenuto d'occhio. Parlaci. Molto bene. Lui si sente in mezzo al casino. Ok, prossima missione, ragazzi. Vediamo cosa ci aspetta. Io direi di continuare a seguire questa. Affiliato tenuto avete visto da sicuro mentre sei in giro. Non ne ho voglia, no? Rompe le balle. Sei sicuro? Denaro extra che... Ah, puoi chiedere così di venire a prendere a metà sicuro il denaro extra che è con te, in modo da non perderlo se vieni ucciso. Ah. Ok, e questo è il consigliere. Vito dice che puoi aiutarmi a portare al sicuro questi soldi. Ma certo, tesoro, gli amici di Vito sono anche amici miei. Arrivo fra un minuto. Ok. Beh, utile, almeno devo tornare sempre al... Hai qualcosa che posso mettere qui da parte? Direi che abbiamo finito qui. Non devo tornare sempre al rifugio per due spicci. Che non sono, vabbè, sempre due spicci, però comunque sia un po' una palla. Parla con John, ok, vediamo. È qua vicino, fortunatamente all'angolo. Comunque, nonostante tutto, vi dirò, a me Mafia 1 è rimasto nel cuore. Il 2 mi è piaciuto molto, ma comunque sia non era eccezionale, diciamo. Questo qui mi sta piacendo molto, molto, molto. Piace assai. Questo posto in rovina. Quindi, vedremo come finirà. Affidabile. Ciao, bello. Vito ha detto che mi stavi aspettando. Ce n'hai messo di tempo. Sono Jock Blanchard. Vito dice che puoi sistemare questo puttanaio e farci tornare operativi. Forse. Dipende se le tue informazioni sono buone. Pagava l'uomo di Vito, Andy Turetto, per il lavoro del sindacato. Ma ora quel coglione di Greco ha detto a Andy di spremere tutti per altre quote. Se non paghi, non hai un permesso di lavoro. Quel povero stronzo usa persino gli spioni amici di Greco per riscuotere. Questo Greco mi sembra un sontuoso pezzo di merda. Ah, la storia è molto più complessa. In più Andy deve tenere i permessi sotto chiave. Se succede qualcosa ai permessi, qua non si combina niente. Vedo cosa riesco a tirare fuori dagli uomini di Turetto. Turetto tiene gli uomini in riga, ma dovresti riuscire a far cantare qualcuno. Ok. Turetto portano le cose al sindacato di nascondiglio segreto. Segui le rube soldi di Turetto. Ok, dove sono? Ok, vedo che ci sono più sezioni qui. Impedisce a Turetto di estorsi altri soldi membri del sindacato. Ok, io direi di andare qua perché sono vicini. Me la posso fare tranquillamente. Una bella passeggiatina. Me la posso fare, non c'è problema. Poi voglio vedere se mettono anche la... tipo lo scagnozzo taxi che ti porta ovunque. Sarebbe molto utile. Cioè è qua. È letteralmente qua, ragazzi. Non devo neanche prendere la macchina. Comunque spero vi stia piacendo questa serie, ragazzi. Vedo che sta tenendo botta. La state commentando, mi state dando consigli, eccetera eccetera. E sono... Ne sono felice. Sappiate che sto preparando... Siamo nella merda, ragazzi. No, vabbè, eccolo. Perfetto. Non sapevo fosse qua. Ci sta ammazzando! Non posso muovermi! Cazzo! Sto di merda! Cazzo, che bello!
Vabbè. No, pensavo dover entrare prima in una stanza, tipo, roba del genere, non lo so. Ma che... Come hai sentito l'allertato? Lo vedo! Eccolo là! Cazzo! Levatevi di torno! No, 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 no! Testa di cazzo, dove vuoi andare? Eh? E volevi? Sparategli! Levatevi di torno! Fuck! Oh merda, no, questi qui mi fanno in giro e mi fottono da qua. Oh Gesù, quanti ce ne sono? Pezzo di merda. Minchia. Stai giù. Sono così per andare. Aspetta, sono a secco. Ah! Pezzo di merda. Ti è piaciuto, maiale. Un kit. Ok. Dove spari, idiota? Sono qua! Devo recuperare i dindini. Guardalo. No, non lo becco da qua. Avvicinati, va. Tiragli una molotov! Accesa e in arrivo! Trovato! Arrivo! Attenzione che mi uccidi, Pezzo di merda! Attenzione! Puoi crepare! Ah, eccolo il bastardello lì sopra. Non lo vedo. Potevi trovare una posizione migliore. Non mi scappa. Figlio di una troia! Quella è una bella mira, eh. L'ho beccato due volte in pancia. Dovrebbe essere morto. Ancora! Dai, dai, faccia di culetto. Ole. Che bene, qua c'è un kit, vedo. Vedo, ma non so se è qui. No, è dentro proprio, che okay. Pensavo fosse in questa casetta di legno. E qua dentro. Se, mane. Qua c'è. Oh, questo cos'è? Un canne mozze. Lupala. Madonna, la voglio provare. No, diciamo che voglio provare più questa. Ok. E poi prendo la pistola. Oh, minchia, mi ha rotto la minca, eh. Aspetta. Minchia, che palle. Vabbè, lasciamo così per ora, dai. Volevo mettere la pistola e tenere il mitra, ma vabbè. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Queste sono mazzette ovunque, come sempre dobbiamo collezionarle. Ok ragazzi, dato che ho preso praticamente tutto quello che dovevo prendere, è ora di andare alla zona successiva, perché tanto qui non c'è nient'altro da fare, quindi ci becchiamo fra poco. Ok. Qua sono un po' di gentaglia. Da dove è sbucato? È stata legittima difesa. Non puoi niente contro di noi. Il fatto che non posso... Riempi. Vabbè, questo lo posso cercare. Via! Ci stanno dietro! Quelli non sono accorti di nulla, non ci credo. Senti che devi pagare la quota. Tu paghi e stai zitto. Ok, quello guarda. La prossima volta paga la tua cazzo di ruota. Ok. Ci sono Mario che pirloni. Oddio, non se ne è accorto, non se ne è accorto. Ma lo acchiappo anche questo, guarda. Ecco che succede agli spioni. Ecco che succede invece a chi non sta attento. Questo mi sa che mi conviene fare così. L'ho beccato! Venite! Merda, che male! Fa culo! Fanculo! Ma questa cosa dove si fa? Oh merda! Oh, ci si! Ok. Che ho 20 co... Cioè, porta troppi pochi caricatori, lo odio. Ok, mi prendo i loro dindini perché non se ne fanno assolutamente nulla e poi sono miei di diritto. Ok.
Prossima zona, signori miei. Ok, siamo arrivati alla nuova zona. Fatti vedere. Cristo santo. Non è morto. Devo chiamare la polizia. Ecco qua. Oh merda. Ma che ha ammazzato, gli ha dato un pugno leggero. Ma smettilo. Ecco, stiamo così a male. Sono contanti. Trovato, di qui. Vabbè. Che credi di avere a che fare? Oh, testa di cazzo! Devo saltare con le gambe di merda. Tu inculati tua nonna. Oh, attenzione, mi hai quasi ucciso. Testa di buco. Mi segna qualcosa. Cosa fa qua? Cosa ruba? Oddio, ha piazzato dell'esplosivo? Seriamente? Io mi allontano, non so mai. Vado dall'esplosivo, Cristo. Stavo vedendo. Morivo anch'io, guarda. Va bene. Allora. Let's do this. Ok. Preciso. Questa è sicuramente una di quelle cose. Ecco, mazzette. Mazzette. E questa roba che mi sa che la devo piazzare. Ma c'è altra roba qui in giro. C'è una cabina. C'è una bella cabinozza qua. Ma perché non me la fa fare, porca troia? Ah, forse dovevo prima conquistare queste zone. Ok, qui c'è altra gente che dovrei ammazzare. Peccato che non riuscire in precisione. Qua sarebbe stato molto bello cecchinare. Però magari c'è qua sopra. Andiamo qui. Qui c'è... Oh, numero di playboy. No, non c'è. Qua ci stava benissimo un fucile di precisione. Perché non l'hanno messo? Io le odio. Ok, ma dobbiamo uccidere gli altri scagnozzi del sindacato. Andiamo via da qui. Ok, fortunatamente i civili, diciamo, non fanno nulla. Cioè, non fanno assolutamente nulla. Ed è una buona cosa questo. Evitiamo rotture di coglioni, non praticamente. Contro di noi. Oh, sta prendendo solo un po' di soldi. Merda. Tanto lo ammazzo in un colpo. È una sentinella, quindi devo ammazzarlo. Perché se non fa mai rinforzi. Non puoi niente contro di noi. Perlomeno ci provo. Che okay, non sta venendo qua, no? No. Mi sta ancora ammenando gente quello lì. Qua c'è scritto una nota. Buona lettura. Madonna, gli do fuoco. Siamo soli. Eccolo là. Ops, ma non beccato. Vado a nascondermi. Sì, nasconditi, stronzo. Prendete quel figlio di puttana. Ale, sventrata come un bel tacchino. Sei morto. Chissà che me lo succhi. Vabbè. Ti piace? Aia. Ah! Stolto. È morto l'altro, no? Ale! Ale! Testa di buco. Ok, uccisi tutti praticamente. Vuoi fare casino? L'altro coglione. Tu crepi qui. E tu me la succhi qua invece. Ah, che bello. Il calcio in faccia mi mancava. Alla pelle. Ok, cosa ci manca da fare? Ci manca questo che è il più lontano. This is so good. Noi siamo arrivati alla zona. Ok, però mi faccio il giro da questa. A parte che mi pare che ci sia un'altra centralina. Bene, bene, bene. Non posso farlo? No, non posso farlo perché mi sa che li ho finiti i pezzi. Fienculolo.
Piano di sopra non so cosa mi aspetta. Un corno. Potevo anche evitare di venirci. Sono 3, 6, 7 sghiere più o meno. Ops. Mamma, succhia cazzi. Ma come succhia cazzi? Ma come succhia cazzi? Mia. Madonna, che... forse aveva il fucile di precisione quello. A vedere. No, il cacchio, è un fucile a pompa. Ah, peccato. Andiamo qua. Ci facciamo il giro, diamo fuoco a quella casetta. Però qua vedo, vedo in questo mio occhietto due stronzi. Merda. Dove sono le carte? Ah, bravo. Mi stupiscono sempre con queste piccole mosse geniali. Non è andato. Quell'altro si è mosso nella direzione opposta, se non odioso. Quest'altro non so dove diavolo vorrebbe andare. Non cederà finché qualcuno... Facciamo così, facciamo il giro. Senza dubbio. So chi a cazzo. Posso... questo lo posso pugnalare. Aspettare una volta andare dal dentista. Il dolore. Merda, mi sa che mi sgama, ce ne sono due a modo avanti. Mettiamo in moto le cose. Qui c'è un cadavere! Culo! L'ho beccato! Venite! Goditi l'esplosione, bastardo! Devo fare il mitra, non la pistola. Hai fatto abbastanza da stare nel boss del Raccoon. Sei pronto ad affrontarlo attorno al tuo conto per avere altre informazioni. Ok. Colpisci gli scavenci per senso. Sai che sei. Ma scherzi, minchia qua! Ne ho beccato con mezzo caricatore, anzi più di mezzo caricatore. Sei serio? Questo va meglio. Ma c'è... no, non è che ho lasciato soldi qua dentro. Cosa molto molto probabile, perché non li avevo presi, vabbè. Il sindacato, che sono sorpreso che Turetto non sia in strada a darti la caccia di Turetto persona. Vai. Ho sentito che Andy Turetto è al sindacato del porto e pretende di sapere chi ha impedito ai suoi di riscuotere le quote. Pensi che abbia spifferato a Greco quello che sta succedendo? No, conoscendo Andy, Greco lo vedrebbe bene sottoterra, accanto a te. Ma c'è dentro fino al collo e se ha un lavoro da fare, puoi scommettere che lo farà. Che situazione del cazzo. E può solo peggiorare. Dì ai ragazzi che presto torneranno a lavorare, Jock. Hai fatto incazzare Turetto abbastanza da farlo tornare al sindacato del porto. Dovrei occuparti di lui. Quasi quasi io direi di affrontarla anche adesso. Non lo so. Tanto a 200 metri dovremmo cavarsela. Vediamo, dai. Qua c'è gente, signori e signori. Qui c'è gente. Devi coprirmi le spalle. Ah, dopo il giro. È pieno di stronzetti. Cerchiamo di seccarli uno ad uno ad uno. Secondo me... Madonna, sono cagato. Secondo me non conviene farli, diciamo, scattare tutti. Sai... gli incidenti capitano. Sennò poi soprattutto col signor Turetto. Uno scontro a fuoco non dopo. Mostrare un po' di rispetto e fare il tuo cazzo di lavoro. Ok. Questi stronzi adesso si separano. È bravo lui. Non cadere, cazzo. No, non lo posso beccare da questo lato, sei serio? Fortuna. Ok, è un altro
andato. Mi prendo un bel giubbotto antiproiettile. In previsione di uno scontro fuoco. Cazzo, mi sa che sta salendo. Mio. Ok, l'altro è andato di spalle dall'altra parte. Lo raggiungo e lo levo dai coglioni. Ah, non fa. Sì, mi sgamo. Forse no. Lo aggiro. E poi zaccate! E lo secco. Perfetto. Stanno cadendo come maschi. Aspetta, devo rientrare qui perché sono a mazzetto. No, non è vero, non noto. C'è solo lui di sentinella. Vi dà una soddisfazione uccideri così lentamente col coltello senza far scattare allarme, che guarda veramente. No, aspetta, qua sicuramente piazza l'esplosivo. Prima. Oh mio dio. Permessi di merda. Ma non perché? È ancora, Non possiamo stamparne altri? Chris. No, no, non ho sbagliato, dai! Ma dai, ma sei una testa di cazzo, volevo mettermi lì nella ringhiera. Ma che due coglioni, oh. Piazza in fretta, testa di buco! Vaffanculo. Io qui non ci crepo. Congiuro. Vale. Un altro subentrato. Non saresti dovuto venire qui. E tu ciuccia. Oh merda. So che stanno qua dietro. Non sanno dove sono. Prende. Oh. È molto stronzo. Okay. Altri sono al piano di sopra. Uno è morto così a random. Se dopo. Lo faccio diventare bianco. Addirittura. Oh, quello è un. Quello è un fucile d'assalto cazzuto. Ma sarà data a gamba. Oh, merda. Qui non c'è. Continuate a cercare. Aspetta. Se questo viene da me è fatta. Torna indietro e cerca di là. Presto. Ok. Ma perché. No, non ce l'ha. Ha un M1. Vabbè. Una carabina M1. Dove cazzo è? Ancora lì. No, ma il fatto è che c'era una sentinella fuori. E mi interessa assai. Qui sono armadietti di medicinali, robe così. Meglio prenderli. Questa munizioni di cosa al del para. No, non mi interessa. Qui però c'è uno stronzo. Lui è tutto tranquillo, cammina, non è successo nulla. Non c'è mica un pazzo che sta uccidendo tutti, no no. Gli altri sono in allerta, questo qui invece se andava in giro così tranquillamente. No, qua si sale su al piano di sopra. Sono io quello che cerchi, figlio di puttana! Ah, probabile. Oh Gesù. È mio! Cos'è? Pezzo di merda. Ti ho bloccato e come? Sei tutto mio adesso. Non resisterei al mio coltello. Recluta. Greco è finito. Puoi stare con lui o con me. Fanculo. E va bene, ci sto. Via. Sarà felice di sentirlo. Spezziamogli il braccio. Porco Gesù. Oddio. È geniale sto gioco. Ok, assegna Vito. Vabbè. Signor Vito. Il sindacato del porto è sotto controllo. Mettici qualche uomo. Hai fatto fuori quei bastardi, eh? Bel lavoro. Ti manderò qualcuno a fare la guardia. Prendiamo il magazzino e prendiamo Greco. Come rubare le caramelle a un bambino. A un bambino. Ok.
Sono sicuro che oggi il dossier di Vito Scaletta sia alto quasi un metro, ma non è sempre stato così. Hoover non ammise l'esistenza della mafia fino al 1957, quindi fino ad allora non tenevamo d'occhio gente come Vittorio Scaletta. Sappiamo che partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e passò 6 anni in prigione per furto e traffico di razioni federali. Vito! Si crede che fosse un membro importante della famiglia Falcone di Empire Bay, anche se è uno dei sospettati per la morte di Don Carlo Falcone. Quindi, se ha davvero ucciso il Don, Vito aveva amici importanti perché gli fu permesso di vivere. Però venne esiliato e fu costretto a trasferirsi al sud. La commissione convinse Sal Marcano a prendere Vito come vice e gli diede alcuni racket. Vito, quello del secondo episodio, praticamente. Ok. Hai distrutto uno dei racket del disapproppo dell'altro per far uscire lo trovo a scoprire con chi sta distretto. Ok. Va bene. Ok, ragazzi, io però spezzo qua il let's play. Spero vi sia piaciuto. Oddio, la casa in fiamme, bellissimo, non l'ho neanche spenta, proprio chi se ne frega. Ci becchiamo alla prossima parte. Ciao a tutti. Peeps and we rose deep, flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now the